Due squadre al fondo della classifica, alla ricerca di punti pesanti. Da una parte l'Almag PMS Basketball, reduce dalla convincente ma sfortunata prova di Orzinuovi. Dall'altra la Fiorentina Basket, priva di elementi importanti come Bianchi e Caroli, ma con un Touré in grandissima forma. Almag PMS Basketball e Fiorentina Basket, vincere per lasciare l'ultimo posto in classifica. Con il numero 6 sta saltando insieme adesso contro Cattapan Andrea Marusic, su il primo possesso di questa partita. Touré in posizione centrale, allarga all'esterno per Furfaro, poi la circolazione, il tiro da tre punti di Vignali e il primo canestro di questa partita è firmato dal numero 14 Vignali. Il palleggio di destro, le finte di corpo, il tiro da fuori di Touré, morbida la conclusione, altri due punti che portano sul 5-0 la situazione. Ancora Gioria, palla in mano, il palleggio prolungato, il cambio di mano, lo scarico per Tassone, libero dall'arco dei 6-75. Maurizio Tassone è la sua specialità, non si esime dal realizzare i tre punti del 5-7. Riparte da Touré l'azione offensiva, Marusic quasi touch pass per Di Giacomo, la stoppata da parte di Cattapan alimenta la transizione di Gioria che va fino in fondo, tira, sbaglia, si lotta a rimbalzo, Cattapan! Nona giornata del campionato di Serie B, Conti a spazio da tre punti, prende la tripla, la manda a segno Francesco Conti, arriva meno uno l'Almag, la PMS, la rimessa da sotto canestro, Touré, serve Vignali, il tiro immediato da parte di Vignali e il canestro realizzato dal numero 14. 17-10, il palleggio, il pallone per Vignali che gli riconsegna immediatamente il pallone, accoppiato in questo momento con Agbogan, lo manda al bar, poi arriva Conti, ma Touré bravo a realizzare, parziale aperto di 8-0, Agbogan. Il palleggio di Allen Agbogan, lo scarico per Tassone, la tripla segno di Maurizio Tassone, interrompe il parziale di 8-0 e a rallentare l'attacco gialloblu. Gioria la finta, va fino in fondo, la stoppata da parte di Andrea Marusic, rimessa affidata a Maurizio Tassone, si ripartirà con la rimessa effettuata, il pallone per Conti che va fino in fondo, scarica bene per Gioria dall'arco dei 6,75 metri, Leone Gioria, tre punti, 16-21 il punteggio, il tiro da fuori e il canestro realizzato da Lasagni. Touré, il palleggio lo chiude sotto per Lenti, il pallone per Marusic stoppato da Conti in fase discendente, palla per Gioria, attacca la difesa, va fino in fondo, scarica per Agbogan, da tre punti Allen Agbogan, 21-25. Serie di blocchi per liberare un compagno, Gioria per Conti, ancora per Agbogan, da tre punti Allen Agbogan, 24-28. L'attacco giallo-blu passa dalle mani di Trovato, Gioria sotto per il taglio di Francesco Conti, a segno il capitano giallo-blu, 26-30, meno 4 Moncalieri, la palla nell'attacco orchestrato dal numero 23 Viola che crossover va fino in fondo, gran canestro da parte di Mohamed Touré, 29-35, palla sotto per Francesco Conti, cerca un compagno, lo trova in Gioria, l'appoggia al tabellone da parte di Leone Gioria, 31-35, appoggia in guardia destra per Gioria, la difesa zona da parte di Firenze, punita immediatamente dalla tripla dell'Enfant Prodige Tommaso Baldasso. Finisce con il punteggio di 37-40 la seconda frazione di gioco, 8-45 ancora 0-0 in questo terzo quarto, 37-40 il punteggio, Touré sotto canestro, pallone fuori per il tiro da tre punti di Lasagni, a segno Touré, sale Di Giacomo per giocare pick and roll, c'è il pallone sotto per Di Giacomo e la stoppata di Cattapan, poi per Touré il pick and roll con Di Giacomo sotto, il tiro, l'errore
il punto esclamativo di Andrea Marusic, gran schiacciata da parte del numero 6. La palla per Tassone che prende la tripla a segno. Tre punti per Maurizio Tassone. 4:55, 5 minuti di astinenza per l'Almag. 40-47 il punteggio. Palla per Agbogan, dentro per Kattapan, per Conti, che finta il passaggio. Poi c'è la stoppata da parte di Marusic che va altissimo. Baldasso per Gioria, sotto per Conti, fuori per Tassone, palla per Baldasso, a spazio, da tre! Tommaso Baldasso, 43-49. Contiene bene il palleggio Baldasso, poi c'è il tiro da tre punti da parte di Mohamed Touré. Gioria, il tiro da tre di Maurizio Tassone. 55-62. La zona schierata dall'Almag, il tiro da tre punti di Touré. Andrea Marusic che sbaglia il primo tiro libero. Marusic cerca la concentrazione, non tocca neanche il ferro, il tiro libero di Marusic, e questa è una buona notizia perché blocca il cronometro. Palla per Tassone, pick and roll con Conti, non c'è spazio per il tiro. Conti da tre, sbagliato, rimbalzo lungo di Touré, fallo sistematico. 6 secondi da giocare e con tutta probabilità la Fiorentina ha messo in cassaforte la partita. Altri due tiri liberi per Marusic che sbaglia il primo tiro libero, e in caso di canestro chiuderebbe il discorso partita. Sbagliato, rimbalzo di Conti, e poi c'è il rimbalzo offensivo catturato dal numero 14 Vignali, che subisce il fallo. Avrà due tiri liberi a disposizione, che segna il primo e chiude la partita. 70-66. Segna anche il secondo. 71-66. Palla per Baldasso che prova la conclusione dalla sua metà campo. Sbaglia, finisce con la vittoria della Fiorentina Basket sul campo del Pala Einaudi di Moncalieri. 71-66 il punteggio finale. Miglior realizzatore dell'incontro con 23 punti, Mohamed Touré.